In questa riapertura proviamo la Dyslaif Black Vespine 61LH, canna molto bella, molto facile da usare, molto polivalente, abbastanza rotonda con un'ottima riserva di potenza. È una canna che è l'ideale per muovere tutte le airbait di casa Valkane e Rablur e le airbait in generale. Se utilizziamo un nylon Torai hard da 2,5 libbre, come nel mio caso, finché il pesce è mediamente attivo, se no lo possiamo andare a irrigidire con un fluoro o un ester per rendere ancora più sensibile la canna e più rapida nel controllare l'esca. A quel punto la possiamo usare sia per spoon, airbait da fondo e crank. In questo caso il pesce è molto alto, abbastanza attivo e infastidito, ma molto alto. Vado a creare delle vibrazioni con il nuovo AZF di casa Valkane, recuperato molto molto lento. Guardate l'attività che c'è in superficie, vedete come cade il crank in acqua, il pesce è subito immediatamente interessato. Lo vado a mettere in pressione e vado a fare un recupero molto molto lento. Vado a alternare anche delle pause e vado a incattivire il pesce con dei movimenti del genere. Vedete che bella piega la canna. Eccolo qua. AZF e Dyslaif Black Vespine 61LH con hard nylon Torai da 2,5 libbre. Ciao ragazzi, buon divertimento.